Procediamo con la sessione delle question time, procediamo con l'oggetto numero 87, interroga il consigliere Ricci, risponde l'assessore Paparelli. Prego consigliere Ricci. Grazie signor vicepresidente dell'Assemblea legislativa, si tratta di una interrogazione che potrei definire informativa, ma ritengo strategica e importante, afferente al tema della industria 4.0 che io spesso preferisco indicare come nuovo manifatturiero e collegato ai nuovi produttori che si impegnano anche con le loro attività nel quadro della innovazione tecnologica e nella automazione. Recentemente sono state destinate risorse, credo significanti, da parte del governo italiano che hanno prodotto anche risultati positivi e quindi si chiede all'assessore con delega la situazione in Umbria per quanto attiene il monitoraggio eseguito sul quadro della industria 4.0, le risorse e i progetti attuati, anche i termini di formazione attivata, perché le nuove tecnologie e l'innovazione, se non hanno un quadro di formazione incisivo, non portano a risultati efficaci ed efficienti. E anche ci interessava conoscere il ruolo della Confindustria Umbria, peraltro collegato anche alle altre attività della Confindustria regionale, in particolare delle Marche e della Toscana, visto che vi era questa prospettiva di far collaborare fra loro la Confindustria Umbria con quella delle Marche e della Toscana nel quadro di un piano strategico di sviluppo della industria 4.0. Grazie. Grazie consigliere Ricci. Prego assessore. Sì, grazie presidente. Ma alcuni dati su industria 4.0 diffusi dal MISE si basano su stime a livello nazionale, con un incremento previsto di 10 miliardi negli investimenti privati che dovrebbero passare da 80 a 90 miliardi di euro, variazione sugli ordinativi da gennaio 2017 da gennaio a novembre 2017 rispetto allo stesso periodo del 2016 danno stime del più 13% sui macchinari e gli altri apparecchi, più 7% sulle apparecchiature elettriche, più 10% su investimenti in tecnologie. Nel 2017 le imprese che utilizzeranno il credito d'imposta sono aumentate del 104%, quindi più che raddoppiate rispetto al 2016. Il meccanismo Industria 4.0 opera essenzialmente attraverso i crediti d'imposta e le agevolazioni fiscali, per cui gli impatti complessivi saranno visibili solo dopo la presentazione delle dichiarazioni fiscali corrispettive che avverranno, diciamo, nei prossimi mesi. Per quanto riguarda il ruolo di Confindustria, la Regione attribuisce grande importanza al ruolo delle associazioni di categoria, come Confindustria, che rappresenta una parte importante del sistema produttivo regionale e nazionale. Proprio Confindustria Umbria ha messo, tra l'altro, fin dalla messa a disposizione delle misure nazionali che risalgono alla legge di bilancio 2017 dello Stato, ha svolto un ruolo attivo nella diffusione delle informazioni e delle opportunità connesse, facendosi anche promotore di un Digital Innovation Hub regionale. Dobbiamo precisare tuttavia che non risultano atti formali che il Governo abbia individuato in una singola associazione regionale il soggetto aggregatore di altre realtà regionali, lasciando nella logica della neutralità tecnologica e organizzativa al mercato e al sistema delle imprese l'opportunità di realizzare forme di aggregazione in grado di accogliere le opportunità messe a disposizione. Il Ministero, tra l'altro, ha stabilito che gli Innovation Hub non dispongono di finanziamenti dedicati nell'ambito del Piano Nazionale, ma possono diventare punto di riferimento delle aziende per l'utilizzo di assistenza e formazione sui temi di Industria 4.0. Vorrei segnalare, tra l'altro, che il MISE ha emanato un avviso con una dotazione di 40 milioni per l'avvio e il finanziamento di un numero molto limitato di Competence Center costituiti da università e imprese, prevedendo l'adesione delle regioni. I Competence Center avranno come finalità appunto quella della diffusione dell'informazione tecnologica, oltre che dello sviluppo di specifici progetti di ricerca. La Regione Umbria, in relazione con altre regioni del Centro Italia, la Toscana in particolare, per l'adesione al Competence Center, che avrà capofila
la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa, che è una delle università di riferimento per il Programma Nazionale Industria 4.0. Le politiche e gli strumenti di Industria 4.0 positivi sul livello nazionale ovviamente si riverberano fortemente anche sulle policy, sulla prospettiva delle policy regionali. Nel caso delle politiche regionali pensiamo infatti che l'approccio debba essere coerente col piano nazionale proprio per l'attitudine che sul piano locale le regioni possano avere nell'intercettare le dinamiche dei sistemi produttivi locali. E da questo punto di vista la Regione Umbria, in tutte le azioni che sta mettendo in campo di politica industriale, a partire dallo sportello per l'innovazione digitale volto a favorire l'accesso delle imprese umbre all'ICT, con particolare riferimento al cloud computing coerente con l'agenda digitale, a partire dal sportello a sostegno dei progetti complessi di ricerca e sviluppo, con una dotazione complessiva di oltre 25 milioni di euro, con il quale abbiamo riscontrato un contributo richiesto di 43 milioni a fronte di 84 milioni di investimenti che vanno in questa direzione, a partire dal programma multiregionale Space Economy sviluppato dal MISE nell'ambito del programma nazionale Industria 4.0, cui la Regione ha aderito stanziando un importo di 2 milioni, per continuare col fatto che l'ultimo avviso emanato di 5 milioni per le piccole e medie imprese, che va appunto nella direzione di accompagnare i processi di riqualificazione industriale nel settore, per accompagnare il nostro tessuto produttivo, mettendo a disposizione un meccanismo virtuoso che vada oltre l'iperammortamento e il superammortamento con contributi a fondo perduto che vanno in quella direzione, per finire con l'area di crisi complessa, Terni Narni, che è anche lì una delle due direttrici, è quella dell'industria e dell'artigianato 4.0, l'altra gamba è quella della sostenibilità ambientale, in quel caso in un'area che ha forte criticità da questo punto di vista. Credo che stiamo reagendo, il sistema regionale stia reagendo mettendo a disposizione ulteriori strumenti che possano essere un circuito virtuoso ed accompagnare quelli nazionali previsti. Tutto questo nell'ambito di una concezione particolare che è risultata virtuosa a nostro avviso in questi anni. Le politiche, pur avendo competenze specifiche, le regioni non possono fare politiche industriali isolate che siano fuori dal contesto nazionale e dal contesto europeo. Messe insieme politiche nazionali e politiche regionali invece possono costituire un ulteriore valore aggiunto e innescare un circuito virtuoso che può andare nella direzione giusta. Grazie Assessore, abbiamo accordato 2 minuti in più, prego Consigliere Ricci per la replica. Sì, grazie signor Vicepresidente, per sottolineare come nel prendere atto dell'attività in corso emerge, come d'altronde nucleato in premessa, il fatto che quando ci sono risorse reali i processi di sviluppo portano anche a risultati concreti. Mi auguro anche che nel proseguo del monitoraggio si possano avere dei dati economici più specifici riguardanti anche l'Umbria rispetto al quadro complessivo nazionale, e concludo auspicando che tali processi di innovazione possano sempre essere gestiti attraverso dei piani di marketing operativi complessivi che possano indirizzare sino anche le attività, seppur private, verso elementi che di volta in volta sono considerati strategici. E da questo punto di vista il piano di marketing operativo che la Confindustria Terni dell'area ternana aveva attivato qualche anno fa per poter indirizzare ipotesi di investimenti potrebbe essere un elemento estensibile anche in un quadro regionale. Grazie. Grazie consigliere Ricci. Procediamo con la terza question time, oggetto numero 138. Risponde l'assessore Barberini, interroga la consigliera Casciarri, richiesta di chiarimenti alla giunta regionale sulle spese di commissione in caso di pagamento delle prestazioni sanitarie mediante moneta elettronica. Prego consigliere. Sì, grazie. Sul titolo c'è praticamente tutta l'interrogazione.
Faccio riferimento naturalmente al Sistema Sanitario Nazionale Italiano, che è un sistema pubblico di carattere universalistico e solidaristico. A tal fine sono determinati LEA, i livelli essenziali di assistenza, così da garantire a tutti i cittadini il diritto alla salute. I LEA costituiscono premessa ma anche vincolo per l'autonomia poi dei servizi sanitari regionali, che li erogano attraverso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere umbre. Le prestazioni ambulatoriali di ricovero e pronto soccorso sono remunerate con tariffe, secondo, mentre le funzioni assistenziali sono rimborsate secondo costi standard. Naturalmente, come tutti saprete, il pagamento delle prestazioni sanitarie per i non esenti è differenziato sulla base di fasce di reddito e della presenza di particolari patologie croniche, e avviene presso gli sportelli dei centri unici di prenotazione, adesso anche attraverso il numero unico regionale, e può avvenire naturalmente tramite pagamento in contanto mediante moneta elettronica, carte di credito, bancomat, banco posta. A oggi risulta che presso gli sportelli di prenotazione delle prestazioni sanitarie, a fronte del pagamento delle prestazioni stesse mediante l'utilizzo di carte di credito o bancomat, siano addebitati agli utenti degli oneri di pagamento con moneta elettronica, che tra l'altro variano anche tra ASL e ASL, tra aziende e aziende, a seconda delle convenzioni con le tesorerie delle banche, e contrariamente a quanto avviene dalla normativa attualmente vigente. Infatti il 13 gennaio ultimo scorso è entrato in vigore un decreto di recepimento di una direttiva europea sui servizi di pagamento, i cosiddetti PSD2, con cui si vieta l'addebito di costi extra e sovrapprezzi in caso di pagamenti con carte di credito di debito, anche in caso di importi molto bassi, e questo naturalmente a fine di rispettare i principi di trasparenza ma anche di tutela dei consumatori. Quindi chiedo alla Giunta quali siano ad oggi le condizioni e i costi aggiuntivi per il pagamento dei ticket sanitari mediante l'uso della moneta elettronica presso i diversi punti di erogazione, quando dico diversi naturalmente parlo del territorio regionale, a carico dei cittadini umbri, e se la Giunta ha intenzione di ridurre o comunque di eliminare tale sovrapprezzo anche mediante una revisione degli accordi attualmente in essere con le tesorerie degli istituti bancari, visto l'elevato numero di operazioni che presso gli sportelli stessi vengono condotti. Grazie consigliera Casciari, prego assessore. La questione trae origine ovviamente dal sempre più spinto forma di utilizzazione dei pagamenti attraverso pagamenti elettronici, al fine di non favorire la circolazione di contante, anche questo vale come principio generale, anche in sanità, e questo è un principio che si sta via via sviluppando in tutto il Paese, anche nostra Regione. La normativa citata dall'interrogante, normativa assolutamente che va in questo senso, e per tale ragione le nostre aziende sanitarie, le nostre aziende ospedaliere hanno avviato un percorso che ha portato ad oggi alla eliminazione di qualsiasi onere aggiuntivo connesso al pagamento di ticket attraverso strumenti che non siano il contante, quindi carte di credito, carte di debito, bancomat, eccetera, eccetera. Quindi nella sostanza ad oggi nella nostra regione non c'è più non viene più richiesta alcuna commissione nel caso in cui si provveda a pagare ticket attraverso questi strumenti. Anche i CUP ovviamente non c'è alcuna commissione anche nel caso di pagamento online utilizzabile attraverso il numero unico telefonico e la prenotazione online nella nostra regione. Anche le farmacie, che sono per lo più sportelli, CUP che presidiano, che sono presenti in tutto il territorio regionale, anche le nostre farmacie generalmente non accettano
non richiedono commissioni. Su questo punto c'è però in corso un ulteriore approfondimento alla luce dei numerosi sportelli, però in linea di massima posso assicurare, ci viene assicurato che anche da parte loro non viene più richiesta ormai alcuna commissione nel caso di utilizzo di queste forme di pagamento. Grazie Assessore, prega Consigliere. Rinuncia all'intervento. Molto bene, procediamo con la terza question time, oggetto numero 141. Risponde l'assessore Paparelli, interroga il consigliere Smacchi. L'oggetto è garanzia giovani. Prego consigliere. Grazie Presidente. Sì, parliamo del programma Garanzia Giovani, un programma biennale, quello riferito al 2016-2018, che è stato rifinanziato lo scorso settembre dalla nostra Regione nell'ambito delle politiche attive del lavoro, destinando circa 24 milioni di euro al pacchetto giovani e oltre 16 milioni per il pacchetto adulti. In aggiunta va detto che sono state destinate, nell'ambito del piano del lavoro 2016-2017, ulteriori 13 milioni di euro per il cosiddetto pacchetto smart per tirocini di ricerca anche all'estero ed il pacchetto imprese con 13 milioni di euro per programmi di sviluppo aziendali finalizzati alle assunzioni, tra cui il progetto Cresco, per un totale di circa 66 milioni di euro. Al programma Garanzia Giovani hanno aderito in questi anni più di 20.000 giovani, di cui 16.400 sono stati presi in carico, 14.300 hanno ricevuto una proposta di lavoro e di questi 1.152 hanno avuto contratti a tempo indeterminato, 4.600 contratti a tempo determinato, 1.756 contratti di apprendistato, 2.000 sono stati tirocini e 300 i giovani che sono stati coinvolti nel servizio civile. In questo quadro però va detto che è stata sospesa a luglio 2017 l'attività di ammissibilità e di valutazione delle proposte di tirocinio presentate e molti iscritti non hanno ancora avuto la possibilità di effettuare un tirocinio o un corso di formazione. Per tutto ciò abbiamo presentato questa interrogazione al fine di conoscere lo stato di avanzamento per quel che riguarda il pacchetto Garanzia Giovani, il pacchetto adulti, al fine di capire i tempi di assegnazione delle nuove risorse per il biennio 2018-2020, vista anche la crescente richiesta da parte dei nostri cittadini e anche da parte delle imprese pronte ad effettuare nuove assunzioni nel caso di rifinanziamento di tali programmi. Grazie. Grazie Assessore, Consigliere Smacchi, prego Assessore. Sì, grazie Presidente, grazie Consigliere. La Giunta regionale ha sempre prestato massima attenzione al tema dei giovani e del lavoro. Nell'ambito del piano del lavoro, infatti, come ricordato nell'interrogazione, abbiamo attivato uno specifico pacchetto destinato ai giovani, i cui risultati sono oltre ovviamente al finanziamento dei percorsi di diritto dovere all'istruzione che assorbono ogni anno 5 milioni e 600 mila euro su base regionale che consentono il recupero dei dropout, i ragazzi dai 14 a 16 anni che sono usciti dal percorso scolastico e collocano l'Umbria al primo posto in Italia in termini del minor tasso regionale di dispersione scolastica. Diciamo, al netto di questo, gli altri numeri sono: adesioni dal 5 settembre 2016 ne abbiamo avute 4.050, abbiamo stipulato nel 2017 2.509 patti di servizio, concesso 998 voucher, 1.018 tirocini e oltre a questi si aggiungono appunto i 374 partecipanti ai percorsi formativi di diritto dovere che sono invece 16-18 anni. Per dare continuità a una scelta politica di fondamentale importanza rispetto al tema dell'occupazione giovanile, per il 2018 attiveremo una manovra articolata sul tema dell'occupazione, puntando sull'integrazione con le politiche nazionali che, è bene ricordare, hanno previsto con la legge di bilancio 2018 l'esonero contributivo triennale nei limiti del 50%, degli importi dovuti per un massimo di 3.000 euro annuo e a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto a 30 anni e l'estensione della misura di cui sopra per le assunzioni effettuate nel 2018 anche a favore di imprese che assumano soggetti fino a 35 anni.
Lo schema di intervento regionale per il 2018 sarà articolato su due assi principali. In primo luogo il rifinanziamento del programma Garanzia Giovani, che ha visto assegnate all'Umbria 6.600.000 euro, che verranno, con decisione della Commissione europea, che verranno utilizzate, diciamo, per i giovani under 25 disoccupati, che per l'Umbria ammontano a 6.800 unità, che verranno utilizzati, diciamo, prevedendo sostanzialmente il reinserimento dei giovani 15-18 anni in percorsi formativi, attività per l'assolvimento del diritto dovere, percorso biennale già oggetto di intervento nella prima fase del programma, per cui le risorse non risultavano sufficienti a coprire il percorso biennale 2018-2020. 107.000 euro per finanziare l'orientamento specialistico di secondo livello, 50.000 euro per la misura 1B accoglienza presa in carico orientamento e 600.000 euro a finanziamento della misura 2C assunzione e formazione, 350.000 euro accompagnamento al lavoro. Per quanto riguarda gli strumenti regionali attivabili in sinergia con quelli nazionali, attraverso il POR FSE utilizzeremo 7,5 milioni per i giovani maggiorenni con meno di 30 anni residenti in Umbria, disoccupati, inoccupati ai sensi della normativa vigente, non impegnati in percorsi scolastico formativi, attraverso essenzialmente tre tipologie di percorsi. Ovviamente ogni giovane potrà beneficiare di un solo percorso nel 2018 e per una sola volta tra quelli che adesso elencherò. Avranno priorità i soggetti che si sono registrati al pacchetto giovani di cui al programma 2016-2017, che non hanno potuto beneficiare per cause a loro non imputabili di nessuna delle misure previste, sono rimasti in coda e quindi avranno la priorità, diciamo, in questi pacchetti, che sono tre tipi di percorsi. Uno è orientamento, voucher formativo, incentivo all'assunzione o creazione di impresa, un primo percorso, cumulabile ovviamente col percorso nazionale che prevede quegli sgravi contributivi di cui abbiamo detto prima. Percorso B, orientamento, tirocinio extracurricolare e incentivo all'assunzione o alla creazione di impresa. Percorso C, orientamento, voucher formativo per un percorso propedeutico alla creazione di impresa e microcredito da aggiungere. Ovviamente tutto questo sempre cumulabile con i percorsi di carattere nazionale. Queste, diciamo, per questi tre percorsi attiveremo, ripeto, 7,5 milioni di risorse regionali che ovviamente saranno, a cui la priorità sarà data a quei giovani che, avendo partecipato al percorso iniziale Garanzia Giovani, non hanno avuto alcune di quelle tipologie di risposte. Ovviamente a queste misure si aggiungono quelle ricordate nell'interrogazione, che rimangono, che non hanno limiti d'età, ma che hanno avuto una grande risposta, che è il progetto Cresco, col quale, diciamo, ormai siamo a circa 1.000 progetti di assunzione a tempo indeterminato di disoccupati della nostra regione. Grazie assessore, prego consigliere. Grazie assessore della risposta articolata. L'unica cosa che mi manca è il capire un attimo i tempi per quanto riguarda il rifinanziamento, se magari in un'interlocuzione anche così diretta ce li può dire, nel senso che la sospensione che c'è stata per quanto riguarda il progetto Garanzia Giovani, dal punto di vista anche della presa in carico delle domande, verrà in qualche modo nel corso del 2018 riattivato come percorso oppure no? Questo era il senso. Se di fatto la risposta è quella che le domande fino adesso in coda verranno prese in considerazione, da quello che ho capito significa che prima verranno esaurite quelle domande e poi eventualmente si riaprirà il programma. Se è questo, la ringrazio.